Allora, prossimo argomento da fare sono le patologie anorettali. Siamo quasi a metà del libro. Allora, nelle patologie anorettali io vado direttamente alle patologie, non mi interessa minimamente l'aspetto anatomico. E quello che dobbiamo vedere sono l'emorroidi, il prolasso rettale, la raga rettale, l'ulcera solitaria del retto, l'ascesso e la fistola, le proctiti, infezioni perianali, il tumore dell'ano. La malattia emorroidaria la voglio leggere infine. Prolasso rettale. Il prolasso rettale rappresenta la protrusione anale esterna di uno o più strati della parete del retto. Il prolasso parziale è limitato allo strato mucoso, si può associare a malattia emorroidaria. Quindi durante lo straining, la spinta addominale, c'è il superamento dell'ostacolo meccanico opposto appunto dallo sfincter anale con prolasso. Prolasso mucoso viene classificato in un grado 1 quando è visibile il ponzamento sotto la giunzione anorettale, di grado 2 quando raggiunge la linea dentata, grado 3 quando arriva al margine anale, quindi molto importante, cioè si estende sempre di più. Il prolasso rettale completo a tutto spessore comprende quattro tipi, tipo 1 con prolasso fino al margine anale, tipo 2 con prolasso oltre il margine anale ma con riduzione spontanea, tipo 3 oltre l'ano ma necessita di riduzione manuale, tipo 4 se non riducibile. Quindi qui che cosa sarà di? L'introduzione non ho detto niente, quindi ricapitolando il prolasso. Prolasso mucoso di grado 1 con ponzamento sotto la giunzione anorettale. Grado 2 oltre la linea dentata, grado 3 al margine anale. E da lì comincia il prolasso rettale completo di tutti gli strati con grado 1 al margine anale, grado 2 oltre il margine anale con riduzione spontanea, grado 3 con prolasso oltre l'ano ma necessita di riduzione manuale, grado 4 irriducibile. L'identificazione precisa del tipo e del grado di prolasso è importante per l'approccio terapeutico. È comune nelle pazienti anziane, può verificarsi a qualsiasi età, la maggior parte dei pazienti presenta sintomi di defecazione ostruita o incontinenza fecale. Fattori predisponenti sono disturbi della motilità pelvica, defecazione dissinergica, intussuscezione. L'intussuscezione è caratterizzata dal prolasso a tutto spessore della parete rettale che non protrude oltre l'ano. Prolasso rettale e intussuscezione possono coesistere con il cosiddetto rettocele. Quest'ultimo è un'anomala protrusione sacciforme della parete del retto verso la vagina, prolasso della parete anteriore, raramente verso il sacro, prolasso della parete posteriore. Può essere visibile durante la defecazione. Il rettocele è comune nelle giovani donne adulte, con piccole dimensioni inferiori a 2 cm, asintomatiche e non richiede alcun trattamento. Si ritiene che il rettocele sia il risultato della debolezza del setto retto-vaginale o del pavimento pelvico. Nel 60% dei pazienti si associa a defecazione disinergica. La diagnosi di prolasso rettale è prevalentemente clinica, la visualizzazione è possibile solo dopo ponzamento, in alcuni casi dubbi, imaging con defecografia dinamica, con fluoroscopia o defecorisonanza magnetica per confermare la diagnosi, colonoscopia per escludere patologie colorettali associate. Il trattamento non chirurgico con fibre dietetiche e acqua e la rieducazione con biofeedback possono essere utili nel prolasso mucoso di tipo 1 e tipo 2. Diverse invece sono le procedure chirurgiche in atto. Un attimo solo. Quindi, tornando a noi, il prolasso l'abbiamo fatto. La ragade non è altro che un'ulcera lineare del canale anale distale, è una delle frequenti cause di dolore sanguinamento anale. Di solito stanno nella parete posteriore nel 90% dei casi, 10% dei casi parete anteriore. Si trovano in alcune zone dell'ano e di solito non guariscono nonostante un corretto trattamento. E in quel caso si deve sospettare un morbo di Crohn perianale, una lesione infettiva, una neoplasia perianale. Le cause sono sconosciute, le ipotesi sono vascolari, meccaniche, infettive, da stipsi, da diarrea, da stress, da ipertono. La maggior parte delle ragadi va incontro a
guarigione spontanea in 1 o 2 settimane, mentre altre diventano croniche. Essenzialmente il dolore è il sintomo intenso al punto da indurre il paziente a evitare la defecazione con ristagno e indurimento delle feci e quindi peggiorerà il sintomo man mano. La racade acuta, quindi sotto le 6 settimane, è superficiale a bordi ben delimitati, la racade cronica sopra le 6 settimane a bordi cheratinosi con marisca cutanea associata e papilla anale ipertrofica. Ma cos'è sta marisca cutanea? Vediamo. Collo, Madonna mia, che dolore. Quindi cheratinosi si associa con marisca cutanea e o papilla anale ipertrofica. Marisca cutanea. Cos'è? Prima volta che la sento. Non marisa, marisca. È una plica cutanea che si forma a livello del bordo anale. No? Vediamo l'immagine. Bruttina. Ah, qua c'è proprio l'immagine che fa vedere tutto. Sfintere anale interno, esterno, retto, papilla ipertrofica verso il dentro, verso il fuori questa marisca e lì c'è la ragade. Ok. La diagnosi, ispezione anale, rilievo delle lesioni nella commissura posteriore dell'ano, di solito non anteriore. Ispezione, esplorazione anorettale digitale, anoscopia, per l'intenso dolore non si fanno entrambe. Fatemi togliere. Ok. Possono essere fatte queste manovre diagnostiche quando c'è remissione dei sintomi previa sedazione unitamente alla rettosigmoidoscopia per escludere neoplasie, malattie di Crohn e proctiti. La terapia mira a risolvere lo spasmo sfinterico e promuovere la cicatrizzazione della ragade. Quindi si possono usare dei caldi miorilassanti, applicazioni di creme e pomate a base di miorilassanti con nitrati, locali, calci antagonisti, infiltrazioni nel sfintere anale interno di tossina botulinica, autodilatazioni anali mediante coni di plastica del diametro fino a 25 mm o chirurgicamente con sfinterotomia. L'intervento di solito fa guarire nel 97-98% dei casi, nel 70-80% invece si guarisce con autodilatazione e tossina botulinica. Abbiamo fatto anche sta roba. Quindi, prolasso fatto, ragade fatte. Ulcera solitaria del retto, lesione benigna infrequente nei giovani adulti con defecazione difficoltosa. Sanguinamento rettale, muco, escrezione prolungata eccessivo, ponzamento con la defecazione, dolore perineale e addominale, sensazione di completo svuotamento, stitichezza, in alcuni casi prolasso rettale. La causa e la patogenesi sconosciute. La diagnosi e la storia clinica, il reperto endoscopico e istologico delle biopsie multiple su mucosa rettale patologica, apparentemente indenne. La maggior parte dei casi abbiamo altro che ulcera buona e benigna, iperemia della mucosa e lesioni polipoidi. La diagnosi differenziale include la proctite, il cancro e il morbo di Crohn. Vabbè, le opzioni terapeutiche sono misure dietetiche, aumento di uso di fibre liquidi, agenti formanti massa come crusca e psyllium, farmaci topici, biofeedback, chirurgia. Un attimo, ripetiamo cos'è questo biofeedback. Allora, bio feedback. Ah, sì, esatto, rafforzamento del pavimento pelvico. Dopodiché abbiamo le proctiti e le infezioni che posso tranquillamente non fare perché ho fatto infettivo, quindi non mi sorprendo di quello che leggo, ma comunque l'approccio principale è antibiotico.
ascesi e fistole. Perché la neoplasia dell'ano, due cose si dice. Allora, ascesi e fistole anorettali sono patologie suppurative, altamente debilitanti, possono dare, diciamo, sono causate da infezioni delle ghiandole anali. Sono la fase acuta e cronica della stessa patologia, l'ascesa e la fistola. La fistola è un tramite tra un organo cavo e un altro con la cute. I sintomi vanno dal dolore alla secrezione purulenta, al sanguinamento, all'incontinenza. Gli ascessi si formano a livello delle ghiandole anali, si estendono nello spazio intersfinterico, si estendono successivamente con tramiti fistolosi in varie direzioni, verso l'alto, il basso, intorno all'ano. Fino alla superficie cutanea o un'altra superficie epitelizzata come la vagina. Gli ascessi anali e le fistole sono spesso di origine sconosciuta, criptogenetici, possono essere associati al Crohn, a traumi, idroadenite suppurativa, tubercolosi, actinomicosi perianale, infezioni sessualmente trasmissibili, HIV, clamidia trachomatis, raramente infezioni locali associate a ragade, carcinoma o corpo estraneo, quindi. Gli ascessi sono classificati in base alla loro localizzazione e estensione e le fistole sulla base della loro relazione con gli sfinteri anali e il muscolo puborettale. E infatti qua abbiamo una bella figura. Abbiamo nella topografia gli ascessi che possono essere il tipo 1 perianale, il tipo 2 intersfinterico basso, il tipo 3 intersfinterico alto, il tipo 4 ascesso ischiorettale basso, il tipo 5 ischiorettale alto, poi abbiamo il sottomucoso, il tipo 6 e il tipo 7, ancora più alto, soprasfinterico. Nella fistola invece abbiamo la fistola superficiale, la fistola intersfinterica, la fistola transfinterica, la fistola soprasfinterica, e la fistola extrasfinterica. La diagnosi sono i sintomi principalmente, quindi dolore, secrezione, tumefazione, febbre. L'esplorazione digitale è impossibile per il dolore. Adesso, vabbè, previa anestesia, sedazione profonda si potrebbe fare, ha un'accuratezza diagnostica, la valutazione di ispezione rettale del 90% dei casi, l'RM pelvica ha un'ottima panoramica. L'ecoendoscopia ha un'accuratezza simile, ma una minor panoramicità per le fistole estese complesse. L'ecografia transperineale, posizionando la sonda sul perineo, ha una discreta accuratezza e il vantaggio di essere non invasiva. Nel pianificazione e trattamento delle fistole, si bisogna escludere patologie di Crohn, per esempio, con rettosigmoidoscopia. Il trattamento richiede l'incisione e drenaggio. Un accesso non drenato può estendersi ai tessuti adiacenti, dare infezioni necrotizzanti, così come il trattamento delle fistole che richiede competenze specifiche. Vabbè. Lo devi togliere, ora della fama. Neoplasia dell'ano, poco frequente, 2% di tumori gastrointestinali, è una neoplasia cellule squamose o adenocarcinoma. I sintomi sono spesso identici a quelli di lesioni benigne più comuni del canale anale, come la sindrome della malattia emorroidale che tra poco faremo. Ma in diversi casi le neoplasie sono asintomatiche. Con l'esplorazione rettale si possono vedere per la valutazione prostatica, te ne accorgi, nel corso di colonoscopia e screening del tumore del colon. Il dolore nelle fasi iniziali è spesso assente, talvolta la neoplasia può presentarsi con una massa palpabile, esterna o interna, o come un'ulcera, un polipo o una verruga. Può essere associata a HPV, HIV, con una storia di malattie sessualmente trasmissibili, cancro cervicale, uso di farmaci immunosoppressori. Di solito risponde bene al trattamento chemioradioterapico. Il raro adenocarcinoma mucinoso intraepiteliale, indicato come malattia di Paget, origina dalle ghiandole sudoripare apocrine dell'anoderma e appare come una placca eritematosa eczematoide. È più frequente nelle donne e ha un prurito intrattabile. Poi sono alcuni linfomi primari molto rari, linfomi non Hodgkin a cellule B, il melanoma maligno dell'ano, anch'esso raro, con una prognosi non favorevole. Vabbè. Dunque, la prima parte è fatta. Ora resta la seconda parte, ma dobbiamo fare una pausa, se no io non ce la faccio. Quindi pausina e passiamo alle emorroidi.